Buon pomeriggio a tutti. Come appena annunciato, la nostra cara Alice, oggi leggiamo il canto sedicesimo del Purgatorio, quindi stiamo arrivando proprio alla metà della lettura della commedia. Leggiamo, come è il nostro solito, tutto il canto di seguito, poi riprendiamo per spiegare più o meno a metà del canto, in qualche momento in cui non si interrompa troppo l'episodio, facciamo una pausa di 5 minuti, durante la quale vi prego di inviarvi, se ne avete, i vostri dubbi. Buio d'inferno e di notte privata d'ogni pianeta, sotto pover cielo, quant'esser può di nuvol tenebrata, non fece al viso mio sì grosso velo, come quel fummo chivi ci coperse, né a sentir di così aspro pelo, che l'occhio stare aperto non sofferse. Onde la scorta mia saputa e fida mi s'accostò e l'omero m'offerse. Siccome cieco va dietro a sua guida, per non smarrirsi e per non dar di cozzo, in cosa che il molesti o forse ancida, m'andava io per l'aere amaro e sozzo, ascoltando il mio duca che diceva: pur guarda che da me tu non sia mosso. Io sentia voci, e ciascuna pareva pregar per pace e per misericordia, l'agnel di Dio che le peccata leva. Pur Agnus Dei erano le loro esordie, una parola in tutte era in un modo, sicché parea tra esse ogni concordia. Quei sono spirti, maestro, che io odio, dissi io, ed elli a me, ovvero apprendi, e di racuglia van solvendo il nodo. Or tu chi sei che il nostro fummo fendi, e di noi parli pur come se tu e partissi ancor lo tempo per calendi? Così per una voce detto fue, onde il maestro mio disse: rispondi e domanda se quinci si va sue. E io, o creatura che ti mondi per tornar bella a colui che ti fece, maraviglio udirai se mi secondi. Io ti seguiterò quanto mi lecce, rispose, e se veder fummo non lascia, l'udirci terrà giunti in quella vece. Allora incominciai con quella fascia che la morte dissolve, Memmonsuso, e venni qui per l'infernale ambascia. E se Dio m'ha in sua grazia rinchiuso, tanto che vuol chi veggia la sua corte, per modo tutto fuor del moderno uso, non mi celar chi fosti anzi la morte, ma dimmi e dimmi se vo bene al varco, e tue parole fier le nostre scorte. Lombardo fui e fu chiamato Marco. Del mondo seppi e quel valore amai al quale ha or ciascun disteso l'arco. Per montar su, direttamente vai. Così rispose e soggiunse: io ti prego che per me preghi quando su sarai. E io a lui: per fede mi ti leggo di far ciò che mi chiedi, ma io scoppio dentro ad un dubbio, se io non me ne spiego. Prima era scempio e ora è fatto doppio nella sentenza tua, che mi fa certo qui e altrove, quello viola coppio. Lo mondo è ben così tutto diserto d'ogni virtute, come tu mi sone, e di malizia gravido e coperto. Ma priego che m'addite la cagione, sì chi la vegge e chi la mostri altrui, che nel cielo uno e un quaggiù la pone. Alto sospir che do lo strinsi in bui, mise fuor prima. E poi cominciò: frate, lo mondo è cieco e tu vien ben da lui. Voi che vivete ogni cagion recate pur suso al cielo, pur come se tutto movesse seco di necessitate. Se così fosse, in voi fora distrutto libero arbitrio e non fora giustizia per ben letizia e per male aver lutto. Lo cielo i vostri movimenti inizia, non dico tutti, ma posto a chi il dica. Lume v'è dato a bene e a malizia, e libero voler che se fatica nelle prime battaglie col ciel buga, poi vince tutto se ben si notrica. A maggior forza e a miglior natura liberi soggiacete, e quella cria la mente in voi che il ciel non ha in sua cura.
Però se il mondo presente vi svia, in voi è la cagione, in voi si cheggia, e io te ne sarò orbe raspia. Esce di mano lui che la vagheggia prima che sia, a guisa di fanciulla che piangendo e ridendo pargoleggia, l'anima semplicetta che sa nulla, salvo che mossa da lieto fattore, volontier torna a ciò che la trastulla. Di picciol bene in pria sente sapore. Qui vi si inganna e dietro adesso corre se Guido Fren non torce suo amore. Onde convenne legge per Fren porre, convenne regi avere, che discernesse della vera cittade, almen la torre. Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo, però che il pastor che procede rugumar può, ma non ha l'unghie fesse. Perché la gente che sua guida vede pura quel ben fedire ond'ella è ghiotta, di quel si pasce e più oltre non chiede. Ben puoi vedere che la mala condotta è la cagion che il mondo ha fatto reo e non natura che in voi sia corrotta. Soleva Roma che il buon mondo feo due soli aver, che l'una e l'altra strada facean vedere, e del mondo e di Deo. Non l'altro ha spento, ed è giunta la spada col pascuro e l'un con l'altro insieme, per viva forza, mal convien che vada. Però che giunti l'un l'altro non teme, se non mi credi, pon mente alla spiga, che ogni erba si conosce per lo seme. In sul paese che adice origa, solea valore, cortesia trovarsi, prima che Federigo avesse briga. Or può sicuramente indi passarsi per qualunque lasciasse per vergogna di ragionar coi buoni o d'appressarsi. Ben v'è tre vecchi ancora in cui rampogna l'antica età la nova e par lor tardo che addio a miglior vita vi ripogna. Corrado da Palazzo, il buon Gherardo e Guido da Castel, che mei si noma francescamente il semplice Lombardo. Dio gimai che la chiesa di Roma, per confondere in sé due reggimenti, cade nel fango e se butta e la soma. O Marco mio, dissi io, bene argomenti. E or discerno perché dal retaggio i figli di Levi furono essenti. Ma qual Gherardo è quel che tu per saggio di che rimaso della gente spenta e rimprovero del secol selvaggio? O tuo parlar mi inganna, o il mi tenta, rispose a me, che parlandomi tosco par che del buon Gherardo non la senta. Peraltro soprannome io non lo conosco. Siano togliessi da sua figlia Gaia. Dio sia con voi, che più non vegno vostro. Vedi l'albor che per lo fumo raia già biancheggiare, e me convien partirmi, l'angelo è ivi, prima che io li paia. Così tornò e più non voglio dirmi. Allora, vi dicevo prima di cominciare questa primissima lettura che siamo arrivati alla metà del poema. Infatti, se noi facciamo l'addizione dei 34 canti dell'inferno più i 16 del purgatorio, si arriva al canto 50, che è proprio la metà della commedia che, come voi sapete, ha 100 canti. Perché mi soffermo un attimo su questo? Perché, come voi sapete fin dall'inizio della lettura, Dante sta molto attento a questi fatti di simmetrie numeriche e infatti non a caso dedica questo canto centrale dell'intero poema all'argomento dottrinario della libertà, del libero arbitrio. E questo non è casuale, perché infatti, come si dice nello stesso episodio di Marco Lombardo, se non ci fosse libertà, l'intero sistema etico che Dante sta in qualche modo vedendo nelle sue manifestazioni di premi e punizioni non avrebbe un senso di giustizia. E quindi è non a caso il centro del poema questo. Vi ricordate che alla fine del canto precedente Dante e Virgilio avevano visto un fumo molto denso e molesto agli occhi anche, che toglieva il bel aria del respiro
e si erano addentrati in questo fumo mentre sentivano, mentre Dante almeno aveva queste visioni di mansuetudine esemplariche, sono una sorta di antidoto contro appunto il peccato dell'ira che si purga in questa terza cornice del purgatorio. Quindi iniziamo la lettura. Buio d'inferno e di notte privata d'ogni pianeta, sotto pover cielo, quant'esser può di nuvol tenebrata, non fece al viso mio sì grosso velo come quel fummo ch'ivi ci coperse, né a sentir di così aspro pelo che l'occhio stare aperto non sofferse. Allora Dante fa un paragone con la propria esperienza sia della vita nel mondo sia del viaggio infernale, e dice che non era mai stato coperto dal buio dell'inferno o da una notte priva di sole o di luna, cioè di ogni pianeta, in un cielo povero, quindi senza stelle, tutto nuvoloso il più che si può. Non era mai stato, non aveva mai fatto in vita a Dante un velo così grosso alla sua visione come quel fumo che aveva coperto lui e Virgilio in questa cornice, né un pelo era così aspro da sentire come appunto quel fumo era al naso, in modo che l'occhio non tollerò di essere aperto. Qui è interessante, abbiamo parlato la settimana scorsa di questa natura abbastanza facilmente comprensibile del contrapasso, del fumo dell'ira, ma è interessante che Dante ci si soffermi per, diciamo, rendere la sua personale esperienza di questo contrapasso, perché vi ricordate, avevamo osservato nella prima cornice come Dante suggerisse attraverso il fatto che lui stesso assumesse la stessa posizione china dei penitenti di Superbia, per appunto alludere alla identificazione individuale che lui stesso provava nei confronti di quel primo peccato capitale, come invece nella seconda cornice Dante aveva addirittura messo in contrasto la propria capacità di vedere con la cucitura di fil di ferro degli occhi degli invidiosi e come in questo modo, in qualche modo, prendesse distanza dal peccato dell'invidia con il quale non si identifica personalmente. In questo caso è chiaro che se anche Dante diventa cieco in mezzo al fumo che unisce per purgare gli iracondi, che lui stesso in qualche modo si riconosce in questo peccato. Ed infatti l'abbiamo già visto quando nell'inferno, nella Laguna Stigia, Dante percorre insieme a Virgilio questo ambito degli iracondi, come lui stesso prenda parte attiva all'episodio di Filippo Argenti, esprimendo addirittura il suo desiderio di vederlo distrutto dalle altre anime. E abbiamo anche visto in quel momento come Virgilio non solo non rimproverasse Dante di questo suo desiderio, ma anche lo abbracciasse e celebrasse questa sua reazione. E questo è interessante perché in qualche modo ci fa capire la distinzione tradizionale che c'è nella teologia tra un'ira buona, un'ira cosiddetta per zelum, cioè per giusto zelo di giustizia, che equivale all'indignazione che si può avere di fronte a un sopruso, a un atto di prepotenza, come era il caso appunto di Filippo Argenti, distinguibile appunto dall'ira per vizio, dall'ira viziosa,
veniva chiamata anche iracundia, è che era considerata una propensione dell'animo in grado di esplodere in collera. E quindi evidentemente in questa cornice Dante può trovare appunto un penitente come sarà Marco Lombardo, con la cui posizione ideologica può veramente identificarsi. E quindi evidentemente l'ira non è un peccato che renda, insomma, inidonei i peccatori a parlare di filosofia, come farà Marco, e di politica anche, perché questo è un canto dove la constatazione della situazione individuale dell'essere umano poi, insomma, trascina anche verso una constatazione di indole politica. Allora, Dante ha dovuto chiudere gli occhi per il disturbo che gli provocava il fumo denso e amaro di questa cornice, e al verso 8, onde la scorta mia sapute fida mi s'accostò e l'omero mi offerse. Cioè, per cui Virgilio, vedendo che Dante deve chiudere gli occhi, saputa, cioè consapevole della situazione di Dante e affidabile, si accosta a Dante e gli offre il suo omero affinché Dante si possa tenere. Qui inizia una descrizione di ben due terzine, che chiaramente ha anche un valore simbolico, se ricordiamo, come al solito, che Virgilio, oltre ad essere l'amato maestro di Dante, simboleggia la ragione e quindi una parte dell'anima umana che dovrebbe guidare appunto quando c'è rischio di ira. E quindi al verso 10, siccome cieco va dietro a sua guida per non smarirsi, per non dar di cozzo in cosa che il molesti o forse ancida, cioè così come un cieco insegue una sua guida per non perdersi e per non urtare contro qualcosa che lo ferisca o che addirittura lo uccida, ecco, sì, questa chiaramente è il termine del paragone, però chiaramente tinge la seconda parte che viene adesso, insomma, al verso 13, dei rischi dell'ira non solo verso gli altri, ma anche verso il proprio danno. E quindi così come un cieco si lascia guidare per evitare gli urti, al verso 13 mandava io per l'aere amare sozzo, cioè così me ne andavo io attraverso l'aria amara e sporca, ascoltando il mio duca che diceva pur guarda che da me tu non sia mozzo. Cioè, seguendo la voce di Virgilio che diceva fa' attenzione a non dividerti da me. Quindi Virgilio non solo offre a Dante il suo omero, ma addirittura lo esorta a non allontanarsi da sé. Quindi tutta questa attenzione messa sulla dipendenza di Dante da Virgilio mentre attraversano questa cornice dedicata all'ira, avverte sulla necessità di accostarsi particolarmente e lasciarsi guidare dalla ragione nei momenti in cui si rischia di esagerare in un'ira che, se regolata dalla ragione, non è peccaminosa. Allora, Dante cammina come un cieco e sarà cieco durante tutto l'episodio, avrà gli occhi chiusi. E questo è interessante perché dal punto di vista narrativo permetterà di isolare il discorso di Marco Lombardo, che è così pregnante filosoficamente per l'intera commedia, isolarlo da ogni distrazione visibile possibile di quelle che abbondano nel libro, no? Abbiamo visto che più volte Dante sta per domandare qualcosa e poi viene distratto da una novità, un personaggio, una voce, qualcosa che gli impedisce di concentrarsi. In questo caso non ci saranno distrazioni di sorta e quindi il discorso di Marco Lombardo rimane proprio, diciamo, avente un rilievo notevole in mezzo all'assenza totale di altri stimoli. Allora, al verso 16,
Io sentia voci e ciascuna pareva pregar per pace e per misericordia, l'agnel di Dio che le peccata leva. Cioè Dante non ci vede, però sente delle voci che sembravano di pregare per la pace, per la misericordia dell'agnello di Dio che toglie i peccati, come chiaramente emblema di mansuetudine e di consegna sacrificale del proprio essere per la pace altrui. E al verso 19, pur Agnus Dei erano le loro esordia, cioè l'inizio delle loro preghiere era Agnus Dei, cioè la preghiera della messa che poi continua, qui tollis peccata mundi, che era stato in qualche modo riferito nel verso precedente e in cui si chieda miserere nobis, vero? E la cosa più importante è il modo nel quale queste anime pregavano. Verso 20, una parola in tutte era e un modo, sì che parea tra esse ogni concordia. Cioè tutte, diciamo, pregavano all'unisono con la stessa velocità, lo stesso tono, in modo che appariva che in esse, cioè tra queste voci, c'era totale concordia, quindi armonia totale dei cuori. E questo sembra anche di opporsi appunto all'ira che aveva invitato i peccatori a lottare contro gli altri. E Dante, che ha gli occhi chiusi, sentendo questa preghiera, al verso 22 domanda a Virgilio: questi sono spiriti, maestro, che odo? Cioè sono spiriti quelli che sento che stanno pregando? E Virgilio risponde: tu vero apprendi, cioè tu hai colto il vero, e di Racundia van solvendo il nodo, cioè stanno sciogliendo il groppo dell'Iracundia, appunto dell'ira viziosa, che è un estremo peccaminoso rispetto del giusto mezzo virtuoso aristotelico della reazione giusta davanti a un fatto che desta indignazione. E come di solito succede, quando Virgilio pronuncia queste parole in risposta a Dante, qualcuno interrompe la conversazione perché ha sentito che un'anima evidentemente ha un corpo, quindi che lì c'è qualcuno che è vivo e che domanda di loro come terzi. Quindi al verso 25, or tu chi sei che il nostro fummo fendi e di noi parli pur come se tu e partissi ancora lo tempo per calendi? Cioè quest'anima di cui non si conosce ancora l'identità, interviene nella conversazione e dice: chi sei tu che stai fendendoci, attraversando il nostro fumo e parli di noi come se tu ancora misurassi il tempo in mesi? I calendi erano i primi di ogni mese, quindi come chi non è ancora, diciamo, non è ancora stato accettato dall'eternità, che hanno invece raggiunto le anime dei morti. Quindi al verso 28, Dante, che non aveva introdotto da alcun verbo questo discorso, chiarisce: così per una voce detto fue, cioè così fu detto da una voce, onde il maestro mio disse: rispondi, e domanda se qui incisiva sue. Cioè, indica a Dante di rispondere a questo quesito e ad approfittare, come fa in ogni cornice Virgilio che non conosce la strada, se da questa parte si può andare su, cioè alla quarta cornice. E quindi Dante al verso 31 passa a rispondere: e io, o creatura che ti mondi per tornar bella a colui che ti fece, maraviglio direi se mi secondi. Il vocativo attraverso il quale Dante si rivolge a quest'anima, la cui identità non conosce, è creatura che ti mondi, cioè che ti purifichi, che ti stai pulendo, per tornare a Dio, cioè a colui che ti fece,
bella, cioè nelle migliori condizioni. Questo vocativo si rivela particolarmente significativo nella seconda parte del canto, quando sentiamo che la libertà, appunto, è un dono che Dio dà agli uomini affinché, esercitandola, scegliendo consapevolmente, tornino al Creatore per la propria volontà. E quindi, dopo questo vocativo, Dante annuncia che effettivamente la sua condizione è degna di meraviglia. Meraviglia udirai se mi secondi, cioè se tu mi segui, sentirai qualcosa di sorprendente che riguarda la grazia trascendente, come abbiamo detto tante volte sulla parola meraviglia. E al verso 34 quest'anima risponde: io ti seguiterò quanto mi lece, cioè ti seguirò tutto quello che mi è lecito fare, che mi si permette. Quindi annuncia in qualche modo che per la propria purgazione lui deve essere dentro il fumo per un bel po' di tempo, e che quindi quando Dante sarà pronto a salire all'altra cornice, lui non potrà più accompagnarlo. E poi aggiunge al verso 35: e se veder fummo non lascia, cioè se il fumo non ci permette di vederci reciprocamente, l'udirci terrà giunti in quella vece, cioè l'udito ci manterrà insieme svolgendo la funzione che di solito svolge la vista. E quindi per non perderci dentro il fumo sentiamo la vicinanza delle nostre voci. Vedete come Dante, come narratore, molto abilmente, mette naturalmente nella voce dei personaggi un ricordo molto efficace sulla cecità che manterranno lungo tutta la lettura. E al verso 40 continua. No, scusate, al verso 37 Dante risponde: allora incominciai, con quella fascia che la morte dissolve, men vo suso, e venni qui per l'infernale ambascia. Cioè, conferma quello che Marco gli aveva detto: sembri di essere vivo e di misurare ancora il tempo per calendi, e gli dice come se dicesse: infatti, con il corpo, cioè quella fascia che la morte dissolve, me ne sto andando su, men vo suso, e arrivai qui attraverso l'inferno, le zone infernali. E se Dio m'ha in sua grazia rinchiuso tanto che vuol chi veggia la sua corte, per modo tutto fuor del moderno uso, non mi celar chi fosti anzi la morte, ma dimmi, e dimmi se io vo bene al varco, e tue parole fier le nostre scorte. Allora, siccome Dante ha appena detto che straordinariamente è vivo in mezzo ai morti, aggiunge: se Dio mi ha rinchiuso così tanto nella sua grazia che vuole che io possa vedere la sua corte, cioè il paradiso, in un modo del tutto diverso dall'uso moderno, perché infatti l'altro straordinario viaggio fino al paradiso che ci fu prima di Dante fu quello di San Paolo, e quindi molti secoli prima. Allora, in nome di questo fatto straordinario, cioè la grazia di cui gode Dante, che gli permette di vedere il paradiso prima ancora della morte, chiederà di farsi dire l'identità di questo personaggio. Ma prima osserviamo un attimo due cose che ci sono in mezzo a questa subordinata. Intanto la ripresa della metafora di cui si era valso Virgilio nel primo canto dell'Inferno, del paradiso, cioè e più specificamente del cielo empireo come corte. Importante perché appunto il personaggio con cui Dante sta parlando, anche se non lo sa ancora, è un personaggio di corte.
È importante perché è una metafora che in qualche modo anticipa un'idea politica di Dante che sarà messa nella voce di Marco, secondo cui la corte imperiale nel mondo, quando funziona bene, è una rappresentazione, imperfetta ovviamente come ogni cosa del mondo, ma comunque desiderata da Dio, provvidenziale, del paradiso, del cielo. E quindi il fatto che Dante si riferisca qui al paradiso come corte anticipa anche in modo velato un'idea politica che si svilupperà più avanti. E l'altra cosa che si anticipa qui è l'idea della decadenza del mondo, perché Dante, per riferirsi al proprio viaggio, dice che gli è stato dato per grazia in un modo del tutto fuori dall'uso moderno, e cioè in qualche modo semina l'idea secondo cui i tempi moderni stanno attraversando una crisi tale che Dio ha dovuto addirittura inviare un vivo per poi dare testimonianza nel mondo, come era stato inviato, diciamo, agli inizi del cristianesimo San Paolo. Allora, in nome di questa grazia straordinaria, al verso 43, Dante chiede: non celarmi, cioè non nascondermi chi fosti anzi la morte, cioè chi eri, la tua identità, ma dimmelo e dimmi se sto camminando bene verso il varco, cioè verso il passaggio alla nuova cornice. E le tue parole saranno le nostre scorte, cioè ci guideranno. E allora al verso 46, scusate, devo dire. Allora al verso 46 si presenta questo personaggio. Lombardo fui e fui chiamato Marco, del mondo seppi e quel valore amai al quale a or ciascun disteso al varco. L'arco, scusate, per montar su direttamente vai. Allora, vedete con quali sobrietà e capacità di sintesi risponde questo personaggio. Intanto dice di essere stato lombardo, lo sappiamo fin dal primo canto dell'Inferno che lombardo vuol dire del nord dell'Italia. Mi chiamai Marco nel mondo. E questo personaggio di cui molto non sappiamo, ma che era soltanto molto famoso per la sua cortesia, infatti sia le cronache del Villani che il Novellino ne parlano come dell'uomo più cortese che ci fosse in Italia, e visse probabilmente molto a lungo a Treviso, essendo ospite di Gherardo da Camino, che è il buon Gherardo di cui si parlerà verso la fine del canto. Allora, dopo essersi presentato brevemente, caratterizza se si riferisce appunto alla cortesia, tipico valore delle corti, appunto, quel valore al quale ora tutti hanno disteso l'arco, cioè hanno tutti smesso di tendere l'arco. Quindi è una velocissima constatazione della decadenza dei valori del mondo. Vedete come in qualche modo Marco riprende quest'idea del moderno uso cui si è riferito velocemente Dante. E dopo aver detto questo, al verso 49, per montar su direttamente vai. Cioè, risponde a Dante che la strada che sta facendo lui lo porta infatti verso la cornice successiva. E dopo aver detto questo, al verso 50, come ricordando che Dante è vivo, aggiunge, così rispose, soggiunse, ti prego che per me prieghi quando su sarai. Cioè ti prego che quando sarai su, nella corte del cielo, di pregare per me.
E questo è anche questo interessante e particolarmente consono con le idee dantesche, perché contrasta con la maggior parte delle richieste che a Dante vennero fatte nel purgatorio da parte delle anime che, sapendo che lui è vivo, chiedono molto spesso di inviare, diciamo, delle notizie proprie ai loro familiari e ai loro amici affinché preghino per loro. Marco invece quello che chiede a Dante è che Dante, che è appunto oggetto di questa particolare grazia, sicché sarà lui con il proprio corpo in paradiso, di pregare su quando è in paradiso lui, come se non si fidasse più che nel mondo ci fossero ancora delle anime in grazia di Dio e quindi le cui preghiere sono efficaci. Quindi chiaramente Dante si sarà trovato con intanto un italiano, e lui prova sempre particolarmente piacere e interesse in parlare con i suoi compatrioti, diciamo, o connazionali, per dirlo con una parola anacronistica. E poi trova che una persona come lui, che soffre per la decadenza dell'Italia, e quindi approfitta per domandargli una cosa molto importante al verso 52. Siccome Marco gli ha appena chiesto di pregare per lui quando sarà nell'Empireo, Dante risponde: e io a lui per fede mi ti leggo di far ciò che mi chiedi, cioè, e ti giuro, cioè, per fede che farò, che pregherò per te. Ma io scoppio dentro ad un dubbio, sì, io non me ne spiego. Ma io sto scoppiando dentro un dubbio, dice Dante, quindi un dubbio veramente pressante. Quindi se qualcuno non mi spiega questa cosa, sto per esplodere, dice Dante. E al verso 55 dice: prima era scempio e ora è fatto doppio nella sentenza tua, che vi fa certo qui altrove quello viola coppio. Allora, questo mio dubbio prima era scempio, era semplice, e ora è diventato doppio, quindi si è ingrandito nella tua sentenza, che mi dà certezza, unendo la tua sentenza a quello che ho sentito prima, di quello che voi state dicendo. Quando lui dice che il suo dubbio prima era scempio, si sta riferendo probabilmente al discorso che fece 2 canti fa Guido del Duca, quando, vi ricordate, fa tutto questo racconto sulle perversioni delle popolazioni che abitano nella Val d'Arno, che lui caratterizzava come diversi animali. E quando al verso 56 qui si riferisce alla sentenza tua, cioè alla sentenza dello stesso Marco, si riferisce probabilmente ai versi 43 e 48, in cui c'era questa constatazione secondo cui la cortesia, cioè il valore che Marco amò nella vita, ormai nessuno lo vuole più. Hanno tutti disteso l'arco. Quindi Dante dice: allora il mondo è un mondaccio, cioè me l'hanno detto prima, tu me lo dici ancora. E appunto al verso 58 lo dice così: lo mondo è ben così tutto diserto d'ogni virtute, come tu mi sone, e di malizia gravido e coperto. Ma priego che m'addite la cagione, sicchia la vegge che la mostri altrui, che nel cielo uno e un quaggiù la pone. Allora, il mondo è totalmente privo di ogni virtù, così come tu mi stai dicendo, ed è coperto e gravido di malizia. Ma io ti prego che tu mi indichi, mi addite la cagione, cioè la causa di questo male nel mondo, in modo che io la veda e che la possa mostrare agli altri. Importante questa richiesta di Dante proprio nella metà della commedia, in cui mostra ormai di essere consapevole che quando tornerà al mondo dovrà insegnare qualcosa sulla base della sua esperienza, e quindi ormai non chiede queste spiegazioni solo per sé, ma anche per insegnarle agli altri. Allora, domandato
Dov'è la causa di questo male nel mondo? Già che qualcuno l'attribuisce al cielo, cioè alle influenze dei giri dei cieli, e qualcun altro qua giù nel mondo. Anche questo sembra di riferirsi a una parte del canto quattordicesimo, quando Guido dal Duca aveva detto che nella Val d'Arno la virtù si sfugge come una biscia, quindi che era appunto priva di virtù questa zona, sia perché la natura o perché l'abito condizionasse i suoi abitanti. E quindi attraverso questo natura o abito aveva in qualche modo annunciato questa doppia possibilità di attribuire il male del mondo o alle influenze degli astri oppure alla malvagità degli umani. Allora si capisce la domanda, no? In parole povere, Dante ha detto: ho capito che il mondo è un disastro, ma vorrei sapere perché. È perché il movimento dei cieli ci manda questa sfortuna o è perché siamo noi umani che ci comportiamo male? E quindi al verso 64 Marco Lombardo, prima di rispondere, tira un profondo sospiro, alto sospir che duo lo strinse in fui, mise fuor prima. Come dicendo, evidentemente voi che venite dal mondo non ci capite un accidente. E poi cominciò: frate, lo mondo è cieco e tu vien ben da lui. Cioè, fratello, il mondo è cieco e si vede che tu vieni dal mondo perché sei cieco anche tu. Interessante questa coincidenza tra la caratterizzazione della cecità come mancato discernimento morale e la cecità dentro la quale stanno parlando i personaggi che effettivamente sono ciechi per via del fumo dell'ira, quasi come se si suggerisse che il male del mondo genera un'ira che a volte può rendere ciechi. E allora al verso 67 continua Marco a rispondere a Dante: voi che vivete, ogni cagion recate pur suso al cielo, pur come se tutto movesse seco di necessitate. Cioè voi vivi attribuite ogni causa solo al movimento dei cieli, come se tutto quello che accade al mondo si muovesse con il cielo seco di necessitate, in un modo necessario. Se così fosse, in voi fora distrutto libero arbitrio e non fora giustizia per bellezza e per male aver lutto. Questo periodo ipotetico che occupa i versi 70-72 è una sorta di dimostrazione per assurdo, perché quello che sta dicendo Marco è una cosa davvero centrale nell'etica dantesca. Se fosse così, cioè se i cieli condizionassero necessariamente quello che accade al mondo, in voi umani sarebbe distrutto il libero arbitrio e non sarebbe giusto ottenere letizia per aver fatto il bene e lutto per aver fatto il male. Perché dico che è una dimostrazione per assurdo? Perché Dante, da quando è entrato nell'inferno, quindi dal canto terzo di questo libro, sta vedendo appunto i risultati del fare il bene e di fare il male attraverso la condizione delle anime dell'inferno e del purgatorio. E quindi, perché sospira Marco Lombardo? È come se gli dicessi: ma non ti è bastata questa prima metà del viaggio per accorgerti che voi uomini siete liberi? Se non lo foste, Dio sarebbe ingiusto. Se, come Francesca, per esempio, ha cercato di convincerci, lei
fosse stata spinta al peccato dall'amore o dal libro che stava leggendo, Dio l'avrebbe punita ingiustamente. Se, come cerca di farci capire Guido da Montefeltro, lui è stato spinto da Bonifacio VIII a fare il male e non ha una colpa, perché è nell'inferno? Vuol dire che Dio è ingiusto? Allora, questa terzina è molto importante perché lega molto saldamente il libero arbitrio alla responsabilità. Ed è una responsabilità che chiaramente rende giuste le punizioni e rende giusti i premi, che altrimenti sarebbero dati a casaccio, perché se uno fa il bene, diciamo, per istinto, o fa il male condizionato dal movimento astrale, che responsabilità c'è? Che colpa e che merito c'è nell'azione umana se non c'è libertà? È questo che sta dicendo Marco. E poi al verso 73 riprende le due possibilità che Dante aveva dato, cioè il cielo o il mondo, e quindi aggiunge: lo cielo, i vostri movimenti inizia, cioè le influenze astrali sono la prima spinta dei vostri movimenti. Non dico tutti, ma posto chi li dica, non dico di tutto quello che fate, ma anche ammettendo che così fosse, lume v'è dato a bene ia malizia e libero volere, cioè a voi umani è dato un lume, cioè una luce, che vi fa distinguere il bene dal male. E vi è data non solo questa capacità di discernere, ma anche una libera volontà di scegliere uno o l'altro. Libera volontà che, se fatica nelle prime battaglie col ciel dura, cioè se dura fatica nelle prime battaglie con le influenze dei cieli, poi vince tutto, sebbene si nutrica. Poi, se viene alimentata nell'esercizio del bene, riesce a sconfiggere tutte le influenze negative. E aggiunge ancora Marco: a maggior forza e a miglior natura liberi soggiacete, e quella cria la mente in voi che il ciel non ha in sua cura. Cioè voi umani soggiacete liberi a una natura e a una forza più alte dei movimenti dei cieli, che è Dio stesso. Questo apparente ossimoro, liberi soggiacete, è effettivamente per Dante il mistero della condizione umana, cioè il fatto che ogni essere umano è necessariamente libero, cioè ha una libertà che paradossalmente gli impedisce di essere irresponsabile. Quindi la scelta, la capacità di distinguere il bene dal male e la libertà di seguire uno o l'altro costringono l'essere umano ad essere libero. Non si può non esserlo. Cioè, coloro che, e li abbiamo visti nell'antinferno, si rifiutano di scegliere tra il bene e il male, stanno, diciamo, disprezzando il maggiore dono di Dio, che è la libertà. E quindi anche il fatto di non voler scegliere è una scelta. Perciò Dante dice: voi soggiacete liberi, quindi dovete per forza esercitare la libertà. E quella miglior natura, cioè Dio stesso, crea in voi la mente. Aggiungo tra parentesi, la mente nella quale c'è questa capacità di vedere, di distinguere il bene dal male e la volontà libera di seguirli, che non dipende questa mente dai movimenti dei cieli.
dipende direttamente da Dio e quindi non siete condizionati dalle influenze astrali. E come corollario di questo, al verso 82, però, se il mondo presente vi svia, in voi è la cagione, in voi si cheggia, e io te ne sarò urbera, spia. Perciò, se il mondo presente, il mondo dell'attualità, vi svia, interessante questo verbo che in qualche modo etimologicamente rimanda alla condizione di Dante nella selva, no? Dove Dante aveva perso la via dritta, la dritta via. Se il mondo presente vi svia, ci ha perso la dritta via, in voi umani è la causa, in voi si chiedano spiegazioni e io ora ti darò una vera spiegazione di questo. E io direi di fare ora la pausa perché poi inizia appunto questa spiegazione su come agisce l'anima umana fin dalla nascita. Quindi, se siete d'accordo, facciamo 5 minuti e io attendo le vostre domande. Grazie, Tanti a grazie. dopo. Grazie a te.
Allora, riprendiamo, grazie delle domande, grazie di chi si preoccupa per la mia salute, è solo un po' di allergia, grazie. E qualcuno domanda se questo del libero arbitrio è un concetto, non ho capito che vuol dire la rinascita. Che è la rinascita? Maria Elisa che ha domandato a che cosa si riferisce questa parola? Rinascimento, della rinascita, Ah, no? del O del rinascimento? Medioevo? Del rinascimento? Sì. Beh, Dante è medievale, per cui se lui lo sta usando, chiaramente non è un concetto rinascimentale. In realtà, come vedremo tra 2 settimane, quando, anzi, fra 3 settimane, perché ricordate che il 26 non avremo la nostra solita lezione, ma diciamo quando leggeremo il canto 18° del Purgatorio, vedremo che Virgilio farà riferimento al libero arbitrio come un'eredità degli antichi. Lui dice esplicitamente di questa innata libertate si accorsero gli antichi, perciò hanno lasciato moralità all'umanità. Quindi è un concetto in realtà classico della filosofia classica, dal quale dipende appunto la responsabilità, il merito. Va bene? Ma Dante è a cavallo entre Medioevo e la Rinascita, non è medievale totalmente, no? Beh, ci sono diverse opinioni su questo. Ah, ecco. Dal punto di vista della moralità, perché questo riguarda la filosofia morale. E lui, diciamo, è un compendio del pensiero medievale. Per favore, spegnete i microfoni se non dovete parlare, grazie. Poi, per alcune sue idee, che abbiamo visto, per esempio, nel canto quarto dell'Inferno, anticipa alcune delle nozioni dell'umanesimo, non direi del Rinascimento, proprio questo proprio nome. Il Rinascimento è un movimento in realtà artistico cui Dante è estraneo, però sapete oggi è abbastanza in crisi questa idea secondo cui il Medioevo è tutto un periodo buio dopo il quale rinasce la scienza, le arti, il pensiero umano che era stato privo di produttività lungo ben 10 secoli. Oggi nessuno storico. Ragazzi, non so chi è che ha. Scusate, pazientissimo io. Carmelita, Carmelita. Ecco, allora, oggi gli storici, non solo oggi, ma fin da, non so, almeno 40 anni, gli storici hanno messo in crisi quest'idea di un periodo medievale privo di importanza, come vollero appunto i rinascimentali che chiamarono Medioevo questo periodo, e parlano piuttosto di una serie progressiva di rinascimenti dopo l'anno 1000. E quindi chiaramente Dante fa parte di questo rinnovamento, anche se dal punto di vista, per esempio, politico, è fortemente legato ai valori del passato. Quindi un cervello come quello di Dante è difficile da classificare, è talmente originale in tutte le sue idee che cercare di collocarlo pienamente in una corrente sembra un po', insomma, corre il rischio di impoverirlo. Ma questo concetto della libertà c'era già nei filosofi antichi, eh? Non è che dobbiamo aspettare il Rinascimento per avercelo. Qualcuno domanda, nella diffusione della commedia tu hai messo la etica o la poetica? Beh, dipende dall'epoca. Durante il Medioevo, se uno fa attenzione ai primi commenti antichi, i precetti filosofici, compresi quelli appunto morali, ma anche metafisici, occupano una parte molto consistente, del
diciamo, della, di quello che oggi chiamiamo critica, ma che erano i commenti, no? Poi dall'Ottocento in poi, quando si riscopre Dante, in mezzo al movimento del romanticismo, nascono diversi filoni di studi, tra cui alcuni molto incentrati negli aspetti proprio estetici del poema. Agostino sì, ha trattato il libero arbitrio, ma anche gli antichi, non necessariamente i cristiani, anche gli antichi pagani, anche Aristotele ovviamente, sulla cui etica Nicomaco Dante si basa per tante questioni. Bene, grazie dei vostri interessanti commenti. Continuiamo allora a leggere dal verso 85. Marco Lombardo aveva appena annunciato che dimostrerà a Dante come è negli umani la causa della corruzione. E inizia un periodo abbastanza lungo, leggo fino al verso 90, ma poi dovrò rimaneggiare un po' i versi per mettere in ordine la sintassi affinché sia più chiaro. Esce di mano a lui che la vagheggia prima che sia a guisa di fanciulla che piangendo e ridendo pargoleggia, l'anima semplicetta che sa nulla, salvo che mossa da lieto fattore, volontier torna a ciò che la trastulla. Bellissime terzine, di cui il soggetto è l'anima semplicetta del verso 88. Cioè l'anima semplicetta, quello che Aristotele chiama la tabula rasa, l'anima nella quale non c'è ancora impresso nulla, e adesso torniamo al verso 85, esce dalla mano del creatore, cioè di Dio. Questo di esce di mano ricorda, dico ricorda ma è un anacronismo, l'affresco della Cappella Sistina di Michelangelo, dove si vede, no, la mano di Dio unita alla mano di Adamo nella creazione, ma come voi sapete Michelangelo aveva letto Dante ed è pieno di citazioni di Dante, quell'affresco. Allora l'anima simplicetta umana esce dalla mano di Dio che la vagheggia prima che sia. Vagheggiare è un verbo bellissimo del, diciamo, appartenente soprattutto alla lirica erotica, che vuol dire contemplare con amore. E quindi questa è un'idea bellissima che, diciamo, indica che Dio gode, è innamorato dell'anima umana prima ancora di averla creata. E quest'anima è creata, quindi esce dalla mano del creatore, come una fanciulla, come una bambina che pargoleggia, cioè gioca puerilmente, piangendo e ridendo per cause effimere, perché quest'anima semplicetta non sa nulla, è una tabula rasa, come abbiamo detto, quindi non ha preconcetti, non ha idee quando nasce. Solo che, salvo che, essendo stata mossa da lieto fattore, quindi essendo stata creata da Dio contento, lieto, con felicità, torna volentieri a quello che la diverte, che l'intrattiene, che gli dà piacere. Questa è un'idea molto bella. Fin dove io conosco proprio di Dante, secondo cui la tendenza dell'anima umana a tornare verso Dio, questo è tradizionale, si deve, e questo sembra di essere di Dante, si deve al fatto che, cioè, no, la tendenza di tornare verso Dio è tradizionale, ma quello che qui Dante aggiunge è che Dio gode nella creazione, è lieto, è felice quando crea e quindi imprime nell'istinto dell'anima umana la ricerca del piacere, perché tradizionalmente si capisce che ognuno
cerca la propria origine. E nell'origine umana c'è il piacere di Dio. E quindi l'anima che nasce senza sapere niente, la sola cosa che ha in sé, innata, è questo istinto di piacere, di andare verso quelle cose che gli danno piacere. E quindi sta parlando ancora dei bambini, dell'anima dei bambini. Al verso 91, di picciol bene in pria sente sapore, quivi si inganna e dietro ad esso corre, seguì da offrendo un torce suo amore. Cioè, prima, quando è piccola l'anima, sente il sapore di un bene piccolo e si inganna confondendo questo bene piccolo con il vero bene e quindi corre dietro questo bene piccolo se una guida o un freno non torce il suo amore, cioè non lo mette, non lo incanala verso il vero bene. E adesso tra il verso 93 e il verso 94, attraverso appunto l'idea della guida o del freno, il discorso da individuale diventa sociale, politico. Onde, cioè per cui, a causa appunto di questa confusione tra i beni piccoli e il vero bene, convenne legge per fremporre, convenne regge aver, che discernesse della vera cittade almeno la torre, per cui fu necessario porre come freno la legge. Qui è dato per scontato che si sta parlando dell'anima creata dopo il peccato originale, che può lasciarsi tentare da beni, diciamo, non spirituali. E quindi fu necessario porre un freno ai desideri umani attraverso la legge. Fu necessario, verso 95, che ci fosse un re, un imperatore, che discernesse almeno la torre della vera città della giustizia, e cioè che mostrasse agli umani attraverso quali vie si può essere felici temporalmente nel mondo. Questa è l'idea della monarchia universale di cui parla Dante nel libro La Monarchia, questo trattato politico scritto in latino negli ultimi anni della vita di Dante, e questo è significativo, non lo dico solo per un dato di erudizione, ma perché, come voi probabilmente sapete, quando Dante cominciò a scrivere la commedia abbandonò i suoi altri progetti del convivio e del De vulgari eloquenza, ma il solo altro libro che Dante scrive durante la stesura addirittura del Paradiso è la Monarchia, il trattato politico. E questo è molto significativo perché evidentemente nemmeno mentre stava scrivendo il Paradiso, Dante si era abbandonato alla contemplazione, ma continuò fino agli ultimi giorni a impegnarsi nella possibilità del bene di questa vita e quindi la politica. E allora, appena detto, siccome l'anima degli umani si può distrarre, ci vuole una guida, ci vuole una legge e ci vuole un re. Perché per Dante è importante la monarchia proprio universale, cioè il fatto che le prerogative di questo monarca, di questo imperatore, coincidesse con l'intera terra popolata, perché nel ragionamento politico di Dante la cupidigia, cioè il desiderio di avere più beni materiali, è alla base del male sociale
e tutte le guerre che assolano l'Italia, il mondo che lui conosce, si devono, secondo lui, appunto a questa cubiligia. Quindi lui dice che ci deve essere un monarca super partes che abbia sotto la propria giurisdizione tutta la terra, in modo da non avere cupidigia, da non desiderare altro e quindi potersi occupare del bene comune. E quindi dopo aver parlato della necessità della legge e del re, al verso 97, questa domanda che è diventata proverbiale in italiano: le leggi sono, ma chi pon mano ad esse? Cioè le leggi esistono, infatti quando leggeremo in Paradiso vedremo che si parla, quello che racconta nel canto sesto del Paradiso tutta la storia dell'impero romano è niente di meno che Giustiniano, che è quello che organizzò il corpo della legge romana. Le leggi sono, ma chi pon mano ad esse? Nullo, si risponde Marco, però che il pastor che procede rugumar può, ma non ha l'unghie fesse. Allora nessuno prende le redini di questa legge, perché il papa, cioè il pastore che ha preso la testa del gregge, può ruminare, ma non ha le unghie separate. Allora, vedete, intanto adesso andiamo a chiarire questa cosa delle unghie fesse, ma intanto una cosa importante da notare è come il ragionamento di Marco va dal più piccolo, cioè l'anima semplicetta che poi può crescere sbagliando, fino al più alto. In mezzo c'è la necessità della legge, la necessità dell'imperatore e la mancanza dell'imperatore per colpa della Chiesa, perché il Papa può ruminare, rugumar, ma non ha l'unghie fesse. Qui c'è un riferimento alla legge mosaica secondo cui il popolo giudeo doveva mangiare solo la carne di quegli animali che ruminassero e avessero le zoccole separate. E questa proibizione, dall'interpretazione cristiana, voleva simbolicamente dire ruminare, siccome questa, diciamo, questa digestione duratura era simbolo della meditazione della teologia e quindi della dottrina cristiana. E invece le unghie fesse, la capacità di distinguere il bene dal male nell'agire, quindi l'applicazione della legge. E quindi che sta dicendo? Che il Papa, e siccome sta parlando al presente nel 1300, sta parlando probabilmente di Bonifacio VIII, anche se chiaramente sono tanti i papi che, come abbiamo visto nel canto 19 dell'Inferno, sono per Dante colpevoli del male del mondo. Il Papa può meditare, conosce la scienza, ma non applica questa distinzione tra il bene e il male nel suo agire. E poi arriva un corollario, cioè se il pastore confonde il vero bene con il bene materiale, si può capire che cosa possono fare le povere pecore del gregge, che sono appunto la gente, al verso 100, perché la gente che sua guida vede pura quel benfedire un delle ghiotta, di quel si pasce e più oltre non chiede. Per cui la gente che vede che la sua guida, cioè il Papa, desidera solo quel bene materiale di cui è ghiotta, è golosa, si pasce di quel bene, cioè si accontenta di alimentarsi del bene materiale e più oltre non chiede, non ambisce al bene spirituale. E immediatamente al verso 103 Marco torna alla domanda di Dante, che era: dov'è la causa del male del mondo? E riprende allora questa distinzione tra
il movimento dei cieli è quello che succede al mondo. Ben puoi vedere che la mala condotta è la cagion che il mondo ha fatto reo e non natura che in voi sia corrotta. Cioè, puoi vedere bene che la mala conduzione dei papi la causa che ha fatto reo, cioè malvagio il mondo, e non una natura corrotta in voi da influenza astrale. E infatti, come per dimostrare che questo male non è intrinseco dell'uomo, bensì storico, torna a parlare della storia dell'umanità secondo questa visione integralistica di Dante, dentro la quale l'impero d'Augusto fu un momento miracoloso nel quale, non a caso, Dio scelse di incarnarsi dopo che il mondo aveva raggiunto la pace. Quindi al verso 106 si fa un riferimento appunto all'impero d'Augusto. Soleva Roma che il buon mondo feo due soli aver, che l'una e l'altra strada facean vedere, e del mondo e di Deo. Allora, Roma, che fece buono il mondo, soleva avere due soli che illuminavano la strada del mondo, uno dei soli, e la strada di Dio, l'altro. Questo che è il modello politico di Dante, implica una polemica nei confronti della posizione ierocratica, quella appunto difesa dal Papa Bonifacio VIII nella bolla Unam Sanctam del 1302, in cui in questa posizione ierocratica l'immagine che serviva a rendere il rapporto tra l'imperatore e il Papa era quello del sole e della luna. Cioè si diceva che il Papa, dipendendo direttamente da Dio, era il sole e che l'imperatore era la luna perché riceveva la luce riflessa dal sole, per indicare che la sua autorità proveniva dal papato. Dante invece, mettendo in bocca di Marco Lombardo l'immagine dei due soli, sta proponendo la dipendenza diretta delle due autorità da Dio e quindi l'indipendenza del potere politico temporale da quello spirituale della Chiesa. Prerogativa dell'imperatore è quello di garantire le condizioni di pace, giustizia e libertà in cui l'uomo può essere felice in questo mondo. Prerogativa del Papa è quello di indicare attraverso la meditazione delle sacre scritture la strada verso il bene celeste del paradiso. Per Dante, in un mondo ordinato, nel mondo ideale che lui desidera fino all'ultimo giorno della sua vita, questi due poteri devono reggere il mondo armonicamente, ognuno stando nel proprio compito senza avere alcuna ingerenza l'uno nell'altro. E invece, nel suo giudizio del mondo contemporaneo, quello che accade è quello che dice al verso 109: l'un l'altro ha spento ed è giunta la spada col pasturale, e l'un con l'altro insieme per viva forza mal conviene che vada. Cioè uno dei due soli ha spento l'altro. Nella visione di Dante il Papa ha usurpato il potere politico che in realtà era dell'imperatore. E quindi si sono uniti la spada, emblema simbolico del potere politico, col pasturale, emblema del papato. E l'uno con l'altro insieme, per forza, andrà male. Perché, spiega al verso 112, però che giunti l'un l'altro non teme, perciò che giunti, cioè mescolati, i due soli, il papato e l'impero,
nessuno teme l'altro, cioè non si controllano reciprocamente. Se non mi credi, pon mente alla sfida, che ogni erba si conosce per lo seme. Cioè, vedi com'è il mondo e vedi che la malvagità di una pianta si vede per il seme che poi dà nel frutto. E adesso passa a parlare delle conseguenze di questo mancato ordine provvidenziale, perché per Dante l'impero è, diciamo, il modello politico voluto da Dio, cioè è quel modello in cui il mondo, attraverso l'unità virtuosa del re o dell'imperatore, rassomiglia il più possibile la corte del cielo, che non a caso il Dante personaggio aveva usato per riferirsi all'Empireo che lui è destinato a vedere ancora in vita. Adesso passa a parlare di questo mancato ordine provvidenziale nelle conseguenze che ha in Italia. E quindi al verso 115, in sul paese Cadice Poriga solea valore e cortesia trovarsi prima che Federigo avesse briga. Or può sicuramente indi passarsi per qualunque lasciasse per vergogna di ragionar coi buoni o d'appressarsi. Nel paese che è rigato dall'Adige e dal Po, cioè la Lombardia e la Marca Trevigiana, solevano trovarsi valore e cortesia. Torna Marco a parlare di quel valore che lui amava e al quale oggi nessuno dà retta, no? Solevano esserci cortesia e valore prima che Federico avesse briga, prima che Federico II de Svevia, cioè questo imperatore germanico che Dante considera l'ultimo vero imperatore, morto nel 1250, litigasse con i papi. E quindi lì comincia, diciamo, a perdersi totalmente questo governo ordinato e armonioso tenuto dalle due autorità. Ora invece, prima c'erano valore e cortesia, ora, verso 118, può passare da quelle parti sicuramente, quindi senza sentire nessun nervoso, qualunque prima cercava di, per vergogna, evitare di parlare con buoni o di avvicinarsi a loro. Cioè, prima era un luogo pieno di gente cortese, l'Italia, dice Marco, ricordando con nostalgia il proprio tempo. Oggi invece le persone malvagie, che prima non osavano porre piede in terra di buoni perché si vergognavano di confrontarsi con gente per bene, oggi possono attraversare l'Italia sicuramente, senza timore di trovarsi con un buono. È interessante questa idea secondo cui i buoni, gli integri, in qualche modo migliorano almeno la parte del mondo dove sono, almeno perché i cattivi, per vergogna, cercano di evitarli. Dico che è interessante perché riguarda quest'idea nella quale insiste Dante in tutte le sue opere, tranne che nella Vita Nuova, insomma, dove non si parla di politica, ma è una nozione importantissima sia della commedia che del convivio che della monarchia, cioè l'idea secondo cui la felicità individuale è praticamente impossibile senza la felicità e l'ordine della comunità. Quando prevale il bene, è più facile raggiungere il bene individualmente. E come accezione di questa generalizzazione che ha appena fatto sul male che prevale oggi in Italia, Marco ammette al verso 121: ben ventre vecchia ancora, in cui rampogna l'antichetta alla nova, e par lor tardo che Dio a miglior vita li ripogna. Cioè, è vero che ci sono ancora tre vecchi in cui
L'età antica, quella virtuosa, rimprovera l'età nuova, quella corrotta. E a loro tre pare tardo, pare che è già tardi, che Dio li ponga in miglior vita. Quindi, siccome sono rimasti solo quei tre virtuosi, hanno l'anelito di morire, perché ormai non si trovano più al loro posto. E questi tre personaggi che si nominano qui sono famosi uomini virtuosi che Dante ha probabilmente conosciuto di persona. Currado da Palazzo, il buon Gherardo, Guido da Castel, che mai si nomina francescamente il semplice Lombardo. Allora, Currado da Palazzo era un nobile di Brescia, vicario di Carlo di Anjou a Firenze nel 1276, di cui sappiamo pochissime cose. Gherardo da Camino, che è quello che, diciamo, tornerà alla fine del canto, perché Dante come personaggio dice di non sapere chi è un uomo politico che lui stesso elogia nel convivio, celebre per l'ospitalità che presso la sua corte trovavano i poeti, i trovatori. E Guido da Castello, dei Roberti, un nobile forse che è stato ospite anche lui come Dante a Verona di Can Grande della Scala. Anche lì nel convivio Dante ne parla come uno di quei nobili che godono di poca nominanza, quindi poco riconosciuti. Di quest'ultimo, appunto, di Guido da Castello, Dante dice che nella Francia lo si nomina il semplice Lombardo, semplice come uomo di un solo pezzo, no? Uomo integro. E al verso 127 Marco Lombardo, dopo aver nominato questi tre eccezionali probi in mezzo alla corruzione, torna a dare la colpa alla Chiesa romana. Dio gimai che la Chiesa di Roma, per confondere in sé due reggimenti, cade nel fango e se brutta è la somma. Allora, puoi ormai dire, e Dante infatti lo dice, lo scrive nel suo libro, che la curia romana, la Chiesa di Roma, per aver confuso in se stessa i due reggimenti, cioè il potere spirituale e il potere temporale che non dovrebbe avere, cade nel fango e sporca se stessa e sporca anche il carico, cioè la responsabilità che aveva. E al verso 130 Dante esclama: «O Marco mio, dissi io, bene argomenti». Questo è importante e bisogna sottolinearlo, perché secondo alcuni studiosi che vedono in Dante un'evoluzione del pensiero politico che non coinciderebbe con quello che lui stesso aveva affermato nel convivio, che credono che le idee di Marco Lombardo non siano quelle di Dante. E questo secondo me non sta né in cielo né in terra. Intanto perché Dante come personaggio qui dice esplicitamente come parli bene, ma poi perché un argomento così centrale, così importante, chiaramente come è quello del libero arbitrio, deve essere chiaramente messo in bocca da un personaggio che gode della stima di Dante. E se su una cosa così importante stesse dicendo cose che non sono vere, Virgilio l'avrebbe interrotto e avrebbe protetto Dante da questa diseducazione, no? Quindi Dante come personaggio qui esprime la totale coincidenza del suo parere con quello di Marco e aggiunge al verso 131: «E or discerno perché dal retaggio i figli di Levi furono essenti». Cioè ora capisco perché i Leviti, cioè i sacerdoti ebrei, sono stati, diciamo, gli è stato proibito dalla legge mosaica che ereditassero. E quindi perché un sacerdote deve essere povero? Infatti nella monarchia
nel trattato politico, Dante si serve di questa proibizione della legge mosaica aggiunta alla povertà apostolica per dimostrare che la Chiesa non deve possedere terre, non deve avere beni temporali. E al verso 133 comincia la parte più misteriosa del canto, perché purtroppo non abbiamo sufficienti documenti per interpretarla nel modo univoco in cui Dante forse desiderava che fosse interpretata. Perché dopo aver riconosciuto questo insegnamento di Marco, Dante domanda al verso 133: ma qual Gherardo è quel che tu per saggio dica rimaso della gente spenta in rimprovero del secolo selvaggio? Cioè, ma qual è questo Gherardo che tu indichi come uno di quelli rimasto come saggio della gente nobile che ormai si è spenta nella maggior parte come rimprovero di quest'epoca chi si è imbastardita? E Marco non ci può credere che, essendo italiano, con questo accento toscano con cui Dante personaggio parla, non sappia chi è il buon Gherardo. Quindi al verso 136 risponde: o tuo parlar mi inganna, o del mi tenta, rispose a me, che parlandomi tosco par che del buon Gherardo nulla senta. Cioè, o tu mi stai ingannando o stai cercando di mettermi alla prova per vedere se io l'ho conosciuto, già che parlandomi in toscano sembra che tu non abbia mai sentito parlare del buon Gherardo, mi sembra inverosimile. E aggiunge al verso 139: per altro soprannome io non conosco, se io non togliessi da sua figlia Gaia. Cioè, io non so dirti un altro nome di lui se non come padre di Gaia. E qui c'è il problema di interpretazione, perché secondo alcuni commentatori questa Gaia, la figlia del buon Gherardo, era una donna molto pura, molto virtuosa. Secondo altri era una donna corrotta che insieme a suo fratello Rizzardo da Camino insomma gli dava delle donne per farsi dare dei maschi, insomma. E quindi, a seconda che Dante abbia voluto sottolineare la probità di Gaia oppure la sua corruzione, quest'ultima parte del canto tenderebbe a sottolineare oppure il fatto che il buon Gherardo può ancora essere contento di avere una figlia brava come lui, oppure di sottolineare incoerenza con la corruzione e la decadenza di cui si parlava prima, come nemmeno da questi grandi uomini ancora integri in mezzo a una situazione di decadenza i figli saranno peggio di loro. Non lo sappiamo. Dopo aver detto questo, Marco si accommiata da Dante e Virgilio: Dio sia con voi che più non vegno vosco, cioè che Dio sia con voi già che io non posso più venire insieme a voi, vedi l'albor che per lo fummo raia già biancheggiare e me convien partirmi l'angelo e ivi prima che io gli paia. Cioè, vedi che attraverso il fume irraggia già un albore bianco. È necessario che io mi allontani da voi, già che l'angelo è lì. L'angelo è sottinteso quello che cancella il picco rispondente al peccato di quella cornice e dà il passaggio verso la cornice superiore. Io me ne devo andare, dice Marco, prima che io appaia davanti a lui. Quindi in qualche modo ci sta dando l'idea che a lui manca ancora molta purgazione prima di poter uscire dal fumo e andare davanti all'angelo. Finite al verso 144 le parole di Marco, si chiudono le virgolette, così tornò e più non volle udirmi. Cioè, così si girò e si capisce che Dante avrebbe voluto conversare di più con lui,
ma come tutti i penitenti vuole continuare a piangere per farsi bella e andare a Dio il prima possibile. Vedo che qualcuno ha scritto qualcosa sulla chat. Se nel verso 94, che ma non ricordo qual è, c'è un verso di Sant'Agostino, quello della legge nella città di Dio, forse sì, onestamente non lo so, non mi ricordo se questo, probabilmente se voi avete un buon commento dove ci sono le fonti, questo può comparire. In questi casi forse conviene guardarsi. Vi ricordate, se non avete un buon commento, che in questo sito web della Dartmouth Dante Project potete trovare tutti i commenti antichi e gran parte dei moderni, e lì probabilmente trovate queste fonti. Il commento, per esempio, di Anna Maria Chiavacci Leonardi è molto ricco in fonti. Allora, se non avete delle domande, rileggiamo il canto. Aspetto ancora un po' per vedere in questo etere difficile da percepire, insomma, la volontà di ogni studente. Cerco di vedere se avete la faccia molto perplessa o se qualcuno di voi vuole domandare qualcosa. Aprite pure il microfono se volete fare qualche commento. Io voglio ringraziare, tante grazie. Niente, ringraziamo Dante sempre. Oh sì, Dante, ma l'amore a Dante. Tante grazie. Prego. Claudia, io ho una commedia con commenti. E nel verso 94 dice: Dante segue la teoria di Sant'Agostino sull'origine dello Stato e concepisce sia la società che l'autorità secolare conseguenza del peccato originale. Bene, molte grazie. Sì, questo pensavo fosse rimasto chiaro. Quello che nella domanda diceva un eco, di solito si parla di un eco quando c'è proprio un riferimento lessicale puntuale. Perciò vi dicevo che, sì, chiaramente, perciò io vi ho detto che si dà per scontato quando si parla dell'anima semplicetta che questa sua capacità di sbagliare deriva dal peccato originale. Questa è un'idea tradizionale, cioè che la legge è un freno, che è un rimedio inviato da Dio come possibilità di salvezza agli uomini dopo il peccato originale. Non a caso, appunto, Dante poi parla dell'impero di Augusto, dove si avverò il fatto centrale della storia, insomma, secondo la sua visione, che è l'incarnazione di Cristo. Cioè, così come Cristo venne mandato da Dio, o Dio si è fatto carne per rimediare al peccato originale e riconciliare l'umanità con Dio, nello stesso tempo la morte di Cristo segna la fondazione della Chiesa, che è appunto uno dei due poteri che l'uomo, di cui l'uomo ha bisogno per guidare la propria vita verso la salvezza. E quindi chiaramente sì, in questo senso Dante segue le idee di Agostino. Quello che non so è se ci siano esattamente queste parole del verso 94 in Agostino. Quando Dante parla dei bambini, no? Delle anime, dell'anima semplicezza, e prende anche c'è un'inclusione anche delle persone insane, delle persone che non hanno una maturazione, che sono, perché non so se si riferisce solo ai bambini o anche tutti ciò che non hanno l'esercizio mentale, la possibilità della lettura, dell'informazione. Beh, qua non c'è questa distinzione. Qui sembrerebbe che Marco Lombardo stia parlando della condizione naturale degli esseri umani che saranno in grado di distinguere il bene del male, di esercitare il libero arbitrio.
ma nel convivio, all'inizio del convivio, Dante si occupa di queste persone, perché prima afferma, citando esplicitamente Aristotele, che tutti gli uomini desiderano sapere, perché nell'esercizio della filosofia sta l'ultima felicità, però dice, noi vediamo, constatiamo che effettivamente c'è tanta gente che non può seguire la filosofia. E lì fa una distinzione tipicamente scolastica delle cause per cui gli esseri umani possono non seguire questa tendenza. E una delle possibilità è appunto, diciamo, il problema mentale. Grazie, grazie. Prego, prego, grazie. Prego. Oggi specialmente grazie. No, niente, è un canto magnifico questo, ma anche i prossimi due lo sono, perché così come questo canto 50 è il mezzo della commedia, i canti 16, 17 e 18 sono il mezzo dei 33 canti del Purgatorio, e quindi sono tre canti dottrinali, molto interessanti tutti e tre, molto difficili da leggere, da capire, da spiegare, ma ne valgono la pena, no? Ne valgono la pena. Ma io dicevo grazie per la tua congestione che ti... No, figuratevi, no, figuratevi, sono abituata a convivere con questo. Grazie della preoccupazione. Allora, rileggiamo il canto e oltre a capire le idee bellissime che ci sono, perché l'idea della libertà come dono inalienabile è un'idea davvero eroica dell'uomo, cioè di un essere umano che può sempre fare il bene, non di una libertà in senso banale di dire oggi non sono libera perché devo fare la tale... non è questo. Dante sarebbe folle se pensasse che ognuno di noi è libero di fare quel che gli pare. Proprio il povero Dante che sta scrivendo questo in esilio non può vedere la famiglia, non può tornare alla patria. Certamente lo sa che in quel senso non è libero, ma è la libertà come dono innato che Dio dà a ognuno di noi di fare sempre il bene davanti alle scelte che ha. E quindi è chiaramente una concezione eroica, voglio dire, perché nessuno è condizionato a fare quello che non vuole, quello che sa che è male. Ed è anche un'idea bellissima di Dio, di cui avremo modo di parlare di nuovo nel Paradiso, in cui si vede Dio come un padre che si fida, nonostante le prove e riprove del maluso della libertà che tanti esseri umani fanno, da sempre la fiducia, ridando a ogni essere umano la libertà, affinché ogni essere umano sia buono perché può essere cattivo, ma lo sceglie consapevolmente. Qualcuno ha scritto non so che ha voluto dire con questa espressione inarticolata vocalica, Annalisa. No, forse gli è scappato. Non stava esercitando. Ho voluto dire che una libertà responsabile è una libertà con responsabilità. Certo. Non è una libertà frivola. No, certo, è una libertà che implica responsabilità, senz'altro, certo. Il problema della libertà solleva un sacco di interrogativi sulla potenza di Dio, il senso di dono della grazia. Infatti, questo sarà un argomento qualche secolo dopo di grande dibattito, no? Nell'idea di Dante la libertà è un dono della grazia, un dono gratuito, e l'uomo la esercita senz'altro. Tutte queste questioni furono sviluppate non solo dalla teologia medievale,
ma anche dopo, il problema tra grazia e libero arbitrio fu uno dei problemi centrali, per esempio, di Port Royal, quindi dei giansenisti. La riforma protestante anche. Certo, infatti. E non è che finisca qua, il problema della libertà in Dante. Nel Paradiso continueremo a parlarne e lì ci sarà anche spazio per questo mistero della predestinazione, per esempio. E quindi è un problema che qui, diciamo, ha uno sviluppo importante, ma che ci accompagnerà per il resto del libro, questo del libero arbitrio. Infatti, nel canto 18, quando Virgilio spiegherà a Dante che cos'è l'amore, tornerà a parlare della libertà che si esercita anche nel processo di innamoramento, e lì Virgilio riconoscerà i limiti della propria conoscenza, che simbolicamente sono i limiti della ragione, e dirà a Dante: io ti posso spiegare di questa cosa quello che la ragione vede, poi aspetta Beatrice, lei ti continuerà a parlare. E quindi anche noi dobbiamo avere pazienza, leggerci almeno l'intero libro, va bene? Sì. Lo rileggiamo allora. Benissimo. Buio d'inferno e di notte privata d'ogni pianeto, sotto pover cielo, quant'esser può di nuvol tenebrata, non fece al viso mio sì grosso velo come quel fumo chi vi ci coperse, né a sentir di così astro pelo che l'occhio a stare aperto non sofferse. Onde la scorta mia saputa e fida mi s'accostò e l'overo mi offerse. Siccome cieco va dietro a sua guida per non smarrirsi e per non dar di pozzo, in cosa che il molestio forse ancida, mandava io per l'aere amaro e sozzo, ascoltando il mio duca che diceva: pur guarda che da me tu non sia mozzo. Io sentia voci e ciascuna pareva pregar per pace, per misericordia, l'agnel di Dio che le peccata leva. Pur Agnus Dei erano le loro esordia, una parola in tutte era un modo, sicché parea tra esse ogni concordia. Voi sono spiriti, maestro, che io odo, diss'io, ed elli a me, tu vero apprendi, ed iracundi van solvendo il nodo. Or tu chi sei che il nostro fumo fendi, e di noi parli pur come se tu e partissi ancor lo tempo per calendi? Così per una voce detto fue, onde il maestro mio disse: rispondi e domanda se quinci si va sue. E io, o creatura che ti mondi per tornar bella a colui che ti fece, maraviglia udirai se mi secondi. Io ti seguiterò quanto mi lece, rispose, e se veder fummo non lascia, l'udirci terrà giunti in quella vece. Allora incominciai: con quella fascia che la morte dissolve nel vossuso, e venni qui per l'infernale ambascia. E se Dio mi ha in sua grazia rinchiuso, tanto che vuol chi veggia la sua corte per modo tutto fuor del moderno uso, non mi celar chi foste anzi la morte, ma dimmi e dimmi se il bene al parco e tue parole fier le nostre corte. Lombardo fui e fui chiamato Marco. Del mondo seppie quel valore amai al quale ho ciascun disteso l'arco. Per montar su direttamente vai. Così rispose e soggiunse: io ti prego che per me prieghi quando su sarai. E io a lui: per fede mi ti leggo di far ciò che mi chiedi, ma io scoppio dentro ad un dubbio, se io non me ne spiego. Prima era scempio, ora è fatto doppio nella sentenza tua, che mi fa certo qui e altrove quello vio l'accoppio. Lo mondo è ben così tutto diserto d'ogni virtute come tu mi sone, e di malizia gravido e coperto, ma priego che m'addite la cagione, si chi la vegge e chi la mostri altrui, che nel cielo uno e un quaggiù la pone.
alto sospir che due lo strinsi lunghi, mise fuor prima e poi cominciò: frate, lo mondo è cieco e tu vien ben da lui. Voi che vivete ogni cagion recate pur suso al cielo, pur come se tutto movesse seco di necessitate. Se così fosse, in voi fora distrutto libero arbitrio e non fora giustizia per ben letizia e per male aver lutto. Lo cielo i vostri movimenti inizia, non dico tutti, ma posto chi il dica, lume vedato a bene e a malizia, è libero voler che se fatica nelle prime battaglie col ciel dura, poi vince tutto se ben si nutrita. A maggior forza e a miglior natura liberi soggiacete, e quella cria la mente in voi che in ciel non ha in sua cura. Però se il mondo presente vi svia, in voi è la cagione, in voi si peggia, e io te ne sarò or vera spia. Esce di mano a lui che la vagheggia prima che sia, a guisa di fanciulla che piangendo e ridendo pargoleggia, l'anima semplicetta che sa nulla, salvo che mossa dal lieto fattore, volontier torna a ciò che la trastulla. Di picciol bene in pria sente sapore, qui vi si inganna e dietro ad esso corre, se Guido Fren non torce suo amore. Onde convenne legge per Fren porre, convenne regge aver, che discernesse della vera cittade, almen la torre. Le leggi son, ma chi pongano ad esse? Nullo però che il pastor che procede rumar può, ma non ha l'unghie fesse. Perché la gente che sua guida vede pura quel ben fiedire ond'elle ghiotta, di quel si pasce e più oltre non chiede. Ben puoi vedere che la mala condotta è la cagion che il mondo ha fatto reo e non natura che in voi sia corrotta. Soleva Roma che il buon mondo feo due soli aver, che l'una e l'altra strada facean vedere del mondo e di Deo. L'un l'altro aspetto, ed è giunta la spada col pasturale e l'un con l'altro insieme per viva forza mal convien che vada. Però che giunti l'un l'altro non teme, se non mi credi pon mente alla spiga che ogni erba si conosce per lo sé. E sul paese che ha di c'è e po riga solea valore e cortesia trovarsi prima che Federigo avesse briga. Or può sicuramente indi passarsi per qualunque lasciasse, per vergogna di radunar coi buoni o d'appressarsi. Ben ventre vecchi ancora, in cui rampogna l'antica e talla nova, e par lontano che Dio a miglior vita li ripone. Curato da palazzo il buon Gerardo e Guido da Castel, che mei si nova francescamente il semplice Lombardo. Dio gimai che la chiesa di Roma, per confondere in sé due reggimenti, cade nel fango e se brutta è la somma. O Marco mio, dissi io, bene argomenti, e or discerno perché dal retaggio i figli di Levi furono essenti. Ma qual Gerardo è quel che tu per saggio di che rimaso della gente spenta in rimprovero del secolo selvaggio? O tu parlarmi inganna o mi tenta, rispose a me, che parlandomi tosco par che del buon Gerardo non la senta. Per altro soprannome io non conosco, se io non togliessi da sua figlia Gaia. Io sia con voi, che più non vengo vostro. Vedi l'albor che per lo fumo raia già biancheggiare, e me convien partirmi, l'angelo ivi, prima che io gli appaia. Così tornò e più non voglio dirmi. Grazie dell'attenzione, ci vediamo allora la settimana prossima. Arrivederci.